Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati nella casa del diavolo. Ragazzi, in questo video purtroppo stamattina sono arrabbiato per tante cose, per parole che mi vengono messe in bocca, per cose che dite, continuate su sempre le solite cose, giornalisti che fanno chiacchiere, quegli altri. Comunque ragazzi, guardatevi il video fino alla fine, gentilmente lasciate un cazzo di like che non vi costa niente, per favore. E per favore, ragazzi, non farò più video short, perché i video short tirano via visualizzazioni ai video importanti. Quindi da oggi video short al massimo 2, 1, 2 al giorno. Perché poi, veramente, io voglio che capiate i concetti che cerco di portare su YouTube. Voi invece volete tutto veloce e poi non capite nemmeno quello che dico. Quindi da oggi video short numero limitato, così vi guardate i video, perché nel video esprimo il concetto. Il video è quello che voi dovete vedere, non il video short. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero, e ricordatevi che qua siamo vecchio stampo. Vai col video, ciao. Passato tanto tempo e non ti ho scordato mai, sia la curva sud Milano, solo scontri e tanti guai. Mi fai schifo, sai perché? Sei soltanto correre, ogni volta che mi affronti scappi te. E se poi ti troverò, e pietà io non ne avrò, quante botte io quel giorno ti darò. È passato tanto tempo e non ti ho scordato mai. Non sento secondo verde, ai 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 ai. Stasera pieno di merda, ai 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 ai. Conigli alza la voce, scappa veloce, vuoi far ultra, poi bla bla bla. Non sento secondo verde, ai 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 ai. Stasera pieno di merda, ai 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 ai. Da una vita lo cantiamo, sei la merda di Milano, quello stemma che hai sul cuore rappresenta il disonore, tra sconfitte e delusioni, sempre solo umiliazioni, rossoneri siamo noi, ma chi cazzo siete voi? Interista vaffanculo. Interista vaffanculo, interista vaffanculo, interista vaffanculo, da una vita lo cantiamo. Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati nella casa del diavolo. Il Tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il Tringa e doppio pollice per il diavolo. In descrizione, Team Maglie Calcio, cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Team Maglie Calcio, l'eccellenza per quanto riguarda tutti i gadget sportivi, tute, magliette, cappellini, giubbotte, giubbotti di tutte le squadre di calcio, le vostre preferite italiane, europee e mondiali. Team Maglie Calcio, codice sconto Tringa. Eccoci qua ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti e buon mercoledì 23 febbraio. Buongiorno a tutti ragazzi, e in questo video voglio andare a toccare tre argomenti molto molto importanti. Andiamo per ordine. Ragazzi, dopo due partite in cui Frankessie subentra, nella partita con l'Udinese Frankessie andrà a riprendere il suo posto a centrocampo di fianco a Sandro Tonali.
causa la squalifica di Ismael Bennacer. Che Franchessi in questo problema, in questo momento, stia comunque vivendo un momento della stagione in cui ha qualche difficoltà, è sotto gli occhi di tutti. Però il discorso è questo, e andiamo subito ad inoltrare il secondo punto fondamentale che voglio toccare in questo video, ovvero la destabilizzazione che cercano di portare i media e cercano di portarla in ogni modo, in qualsiasi tipo, con qualsiasi tipo di argomento. In un punto, in un momento così cruciale della stagione, ragazzi, scusatemi se sono un po' confuso, ma mi hanno mosso la mano per vedere e fare, sono un po' dolorante, quindi sono un po' rincoglionito. Scusatemi solo per quello, ogni tanto mi sbaglio qualche parola, perdonatemi. Comunque, dicevo, in un momento così cruciale della stagione, in cui veramente la squadra, i giocatori dovrebbero essere lasciati tranquilli, la classe mediatica non perde tempo nel cercare di destabilizzare l'ambiente. Ma se lo facessero soltanto i giornalisti, quelli di fazioni opposte, sarebbe anche tutto normale e tutto tranquillo. Il problema grosso qual è, ragazzi? Il problema grosso è che i primi a puntare il dito su certi argomenti poco importanti sono proprio quei giornalisti che si dichiarano di fede rossonera. Vedi i vari Francordine, vedi i vari Tarzanello, tutta questa gente qua che si dichiara tifosa del Milan. Continua a tener banco il discorso Franchessy, un Franchessy sempre più lontano dal Milan. Gliene si butta addosso di tutti i colori a questo giocatore. Invece di cercare di lasciarlo tranquillo e cercare di fargli svolgere il proprio lavoro, il suo lavoro, con la serenità che deve avere un giocatore che veste la maglia del Milan, visto che vi definite giornalisti tifosi, cercate quantomeno di dare una mano al giocatore a star tranquillo. Poi quello che è successo su Franchessy lo sappiamo tutti, però ragazzi, il discorso è questo, che se dopo lo striscione della curva riferito ai giocatori che non stanno bene, qualche tifoso a San Siro ha fischiato il giocatore, è proprio colpa di quei giornalisti che continuano a metterci carichi da 90 addosso a questo giocatore. Oggi, ragazzi, non ci deve interessare quello che succederà a fine stagione con Kessié. Se ne andrà, rimarrà. Adesso non è un problema. Non è un problema di adesso. Quando arriveremo alla fine, vedremo. Ragazzi, lo striscione della curva sud ha detto tutto. Nessuno è indispensabile. Se avete mal di pancia, andatevene, però finché rimanete fate i professionisti e soprattutto finché i giocatori vestono la nostra maglia bisogna sostenere i giocatori, anche perché in questo momento della stagione, e ve lo ripeto, andar dietro a quello che vorrebbe fare la classe mediatica vorrebbe dire rischiare di destabilizzare l'ambiente, ragazzi. Perché se si entra allo stadio e si fischia Franchessy contro l'Udinese, è sbagliato, ragazzi. È sbagliato. E quello che si vede sui siti internet e sui giornali vorrebbe proprio questo, che per l'ennesima volta all'entrata di Franchessy in campo i tifosi fischiassero.
Non lo fate, ragazzi, non lo fate, perché scendono in campo con la maglia rosso-nera. E siccome Franchessy non ha una bolla di vetro addosso, perché Franchessy non ha una bolla di vetro addosso, i fischi li sentono anche gli altri giocatori. Siate intelligenti, non cadete in questi tranelli stupidi. Primo discorso di destabilizzazione. Ieri, dopo le smentite ufficiali che provengono da tutte le parti, ha tenuto banco tutto il giorno un discorso, una notizia assurda che io voglio capire chi è stato a tirarla fuori. Il fatto che i giocatori abbiano chiesto un incontro a Gazidis per chiedere un premio scudetto. Ma ragazzi, ma che codi, ma, cioè, io, ma anche quella gente che crede a queste cose, perché poi ieri, ragazzi, qualcuno addirittura ha scritto: ah, ma perché succede? Ragazzi, ma come si fa a sentire una cosa del genere e pensare anche che sia vero? Ma ragionate con la vostra testa, ragionate con la vostra testa, perché se non ragionate con la vostra testa, ragazzi, non ne venite più fuori, non ne venite più fuori, perché veramente poi dopo ogni cosa che vi viene detta la prendete come oro colato. Ragazzi, oggi i giornalisti fanno tutto tranne che il loro lavoro. Il giornalista dovrebbe ricercare la notizia, guardare se la notizia è concreta e poi riportarla. No, ragazzi, oggi i giornalisti le notizie se le inventano di sana pianta e voi che gli andate dietro siete quelli che poi gli danno il credito di parlare. Svegliatevi, svegliatevi. Svegliatevi, perché non è possibile che una tifoseria importante come quella del Milan sia così babba, sia diventata così babba in quegli elementi che poi vivono il calcio in maniera diversa, che magari non frequentano lo stadio o che magari tutto il giorno dando tutta la loro passione. E adesso arriveremo anche a questo discorso, perché ieri mi sono incazzato su sta storia, ieri mi sono veramente arrabbiato, perché probabilmente qualcuno ha la coda di paglia, ma finiamo questo discorso, poi arriviamo anche a quello. Le persone che vivono il calcio sulle televisioni, sui giornali, sui siti, vengono coinvolte da questi discorsi e li prendono per buoni. Ragazzi, svegliatevi, svegliatevi, perché qua non ne uscite più, non ne uscite più. Cioè, tutti i giorni vi mettono in testa un problema che non esiste. Lo volete capire o no? Oggi il Milan dà fastidio perché probabilmente qualcuno, qualche dirigente forte pensava oppure ha deciso che a vincere quest'anno doveva essere per forza qualcun altro. Ragazzi, gli interisti che si sentono sotto attacco, che fanno le vittime sacrificali di... Ma cosa stiamo scherzando? Ma veramente, ma ragazzi, ma è allucinante vedere interisti che distorcono la realtà in questa maniera. È allucinante, loro si sentono sotto attacco. Ma cosa? Ma veramente, io non so più cosa dire, io non capisco più cosa sta succedendo. Cioè, ragazzi, i programmi sportivi non si possono più sentire e anche tante persone che prima pensavo fossero più obiettive sul calcio, oggi mi sto ricredendo anche su questi. Oggi non ce n'è uno che sia in grado di parlare in maniera obiettiva di quello che fa la classe mediatica. Ragazzi, è allucinante, non ce n'è uno che ha il proprio pensiero, non ce n'è uno che ha il proprio pensiero. Come le pecore, una parte e gli altri tutti a dietro.
Uno dice una minchiata e gli altri tutti addietro. Ma dai ragazzi, ma veramente, adesso questo è un discorso che faccio ai tifosi in generale. Non è solo ai tifosi del Milan, ma a tutti quanti. Ragazzi, il combattere contro questo schifo che sta tirando fuori la classe mediatica non deve essere solo una cosa dei tifosi del Milan, deve essere una cosa dei tifosi. Ci siamo rotti il cazzo di sentire certe notizie, notizie infondate, notizie inventate di sana pianta, basta. Il tifoso merita rispetto e oggi il tifoso non è rispettato. Oggi il tifoso non è rispettato. Ragazzi, questo è quanto. Allora ragazzi, anche questo discorso, continuate a mettermi in bocca parole che io non dico. Io non faccio distinzione fra chi va allo stadio e chi non va. Io vorrei non tornare più su questo discorso perché è un discorso che mi fa incazzare. Io non distingo chi va o non va allo stadio. Io penso che la passione la si possa dimostrare anche da casa, anche perché in questo momento è un periodo che neanche io sto andando allo stadio assiduamente come facevo prima. Anch'io in questa stagione capita che non vado. Ma non è che io la mia passione non la dimostro, come non è che chi non va allo stadio o va una volta sì, una volta no, non dimostra la propria passione. Io non ho mai detto una cosa del genere. Semplicemente io contesto i modi di esprimere la propria passione. Io ieri ho detto semplicemente una cosa sola. Ho detto che allo stadio non si va solo se si vince, ma la stessa cosa vale anche da casa. Non è che si tifa solo se si vince, si tifa sia che si vinca sia che si perda. Poi nessuno sta dicendo che non si può criticare e non si può dire che c'è un momento che si è sbagliato qualcosa. Nessuno lo ha mai detto. Sono tutte cose che mi mettete in bocca voi. E io mi sono rotto i coglioni di questa cosa. Mi avete cagato il cazzo con questa cosa. Perché il Tringa questa cosa non l'ha mai detto. Anzi, se invece di parlare e fare chiacchiere ogni tanto veniste a seguirmi i video e le live del Tringa, probabilmente capireste molto di più. Invece di continuare a seguire quei quattro pagliacci che vi dicono cosa dico io. Perché non avete capito un cazzo di quello che dico io? Un cazzo! Cambiamo discorso, ragazzi. Tocchiamo l'ultimo punto, poi chiudiamo il video. Perché mi fa male la mano e sto discorso mi fa diventare matto. Ragazzi, mi fate incazzare quando fate queste cose. Perché ascoltate delle persone che vi raccontano bugie. Io quando commento qualcosa che dicono gli altri, sono dati di fatto, sono cose che hanno detto. Io le cose che vi dicono gli altri su di me non le ho mai dette. Sono cose che vi mettono in testa gli altri sul mio conto. Perché io non ho mai discusso il fatto, io non ho mai detto che ci sono tifosi, chi va allo stadio, un tifoso di Serie A e chi non ci va, un tifoso di Serie B. Sono tutte cazzate che mi mettono in testa altri YouTuber perché probabilmente o sono invidiosi o li ho presi a schiaffi, non lo so. Non lo so cosa gli ho fatto. Io ragazzi, quando vedo uno che tocca la mia passione mi incazzo, ma io lo combatto a livello di quello che dice, io non ce l'ho con la persona. Invece la gente qua mette in discussione la mia persona. Io non ho niente con le persone, io semplicemente contesto i modi di tifare delle persone, ma non perché è andata e non è andata allo stadio, semplicemente contesto il modo in cui. Ragazzi, non è una passione. Se uno tifa solo quando vince, non è una passione. La passione è passione. Sia che va bene o che va male la squadra, il tifoso tifa se è passione, se no è un'altra cosa. Se no è un'altra cosa. Ragazzi, perché poi dopo le passioni, avere passione per una cosa è un altro discorso. È tutto un altro discorso. Comunque, andiamo a toccare l'ultimo argomento perché stamattina veramente fra il dolore alla mano e sta cosa sono incazzato nero. Allora, ragazzi, è un momento della stagione
in cui ci sono, continuano a dirci che quelli in difficoltà siamo noi, ma poi ragazzi, quello che sta dicendo il campo è tutto il contrario. Cioè, oggi in difficoltà ci sono Inter e Napoli. Un Napoli che veramente, probabilmente l'Udinese ha più gioco del Napoli in questo momento. Cioè, un Napoli che gioca da provinciale, che gioca da piccola, ma non da piccola nel brutto, cioè nel. Con tutto il rispetto per il Napoli e per tutte le squadre di medio-bassa classifica, il Napoli ha cambiato tutto il suo modo di giocare in questo momento. Oggi è una squadra che cerca di mantenere il risultato. Sembra quasi che prima segna e poi cerchi di non prenderlo il gol invece di cercare di chiudere la partita. Oggi è un Napoli che. Ragazzi, a me sto Napoli non mi fa nessuna paura, sinceramente. Io non penso che il Napoli sia una squadra forte come dicono tutti. È un'ottima squadra, ma non è fortissima. Io rimango convinto che il campionato ce lo giocheremo noi e l'Inter. Il Napoli non c'entrerà niente nella lotta a scudetto. L'Inter è un dato di fatto che è sotto un treno e lo si sente, lo si capisce da quello che dicono i loro tifosi. Ragazzi, dopo la partita col Sassuolo sono spariti tutti quanti. Tutti quelli che dopo la Salernitana, dopo il sabato sera con la Salernitana, venivano qua sotto a rompere i coglioni. Oggi dove siete? Dove siete? Vi facciamo paura. Ecco perché rompete il cazzo. Ecco perché continuate a dire che siete sotto attacco. Perché ci avete il peperoncino al culo. Avete paura. Sportivamente parlando, non paura, ma sportivamente parlando, ci temete. Oggi lo sapete che siamo in un momento molto migliore del vostro. E avete paura, vi state cacando nelle mutande. E allora tirate fuori tante barzellette per distogliere il pensiero delle persone. Parlate di calcio e parlate di roba concreta, non di stronzate, perché state facendo delle figure di merda tutti quanti. Stamattina è venuta fuori la notizia. Il Milan 100 milioni sul mercato e tutti quanti 100 milioni, 100 milioni. Ma ragazzi, il fondo Elliott non mette budget, viene valutato un giocatore. Se il giocatore viene valutato e va bene per il progetto del Milan, il fondo Elliott lo prende, a prescindere da budget e non budget. Non continuiamo con queste storie, ve le ho già spiegate 1.000 volte, 100 milioni. Non è vero che è così, non è vero che è così. Il fondo Elliott non metterà 100 milioni, non darà in mano 100 milioni, perché se poi saranno da spendere 110 oppure con 80 si faranno gli stessi acquisti, sarà così. Non c'è un budget. E tutti subito come le pecore. Ragazzi, sono 3 anni che il fondo Elliott fa il mercato e ancora non avete capito come funziona. Ma vi rendete conto? Parlate, parlate, parlate e poi non capite una minchia. Ragazzi, cioè, scusatemi un po' lo sfogo stamattina. Ma veramente, c'è troppe cose. Io sto cercando di essere più tranquillo, voglio cercare di non attaccare nessuno, però ragazzi, rompete il cazzo dopo un po', veramente date fastidio, fate i grandi tifosi e poi non ci capite dentro una minchia, veramente. Quello uno che dice che va allo stadio per solo se si vince, se non si fa mercato non andate allo stadio. Ma io non contesto Luca, io non contesto lo Zoccolo Duro. Lo Zoccolo Duro è un bravissimo ragazzo. Io contesto il modo di dire queste cose. Ma non si fanno così i tifosi. Non cioè io non contesto, non volete andare allo stadio, ti fate da casa, ma che sia una passione. Non così, cioè ragazzi, il tifoso tifare è tutta un'altra cosa. Il tifo viene dal cuore, non dalla testa. Il tifo viene dal cuore. La squadra, ve l'ho già detto 1.000 volte, è la vostra squadra del cuore, non la vostra squadra del cervello. Pensate troppo, cazzo. Ragazzi, vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rosso e nero. Ma vaffanculo, va.